Allora, ci riproviamo. Ci riproviamo, ci riproviamo. Purtroppo ci hanno bloccato. Purtroppo la musica in sottofondo ci hanno bloccato. Allora, 4 marzo 1973, questo video l'ho ritrovato reduce da una dichiarazione di una donna che era affranta a San Benedetto del Tronto perché è uscita con le bambine a carnevale, ha trovato soltanto 10-15 mascherine e le bambine si sono annoiate giovedì grasso a San Benedetto del Tronto. Allora ho pensato, fammi andare a rivedere, mi ricordavo di questo video, fammi andare a vedere quello che succedeva nel 1973 quando si stava tra virgolette peggio. L'ho preso un po' da lontano, non è un video personale. Questo sono io con mia sorella, io vestito da Peter Pan. Mia sorella nel 73 io avevo 8 anni, neanche, li dovevo fare 8 anni. Mio fratello, quello più grande, mia sorella un anno più di me, vestita da Arlecchino. L'ho preso un po' da lontano, adesso andiamo a vedere direttamente il carnevale a San Benedetto del Tronto. Però per fare questa introduzione ho dovuto prenderla un po' indietro e fra un po' andremo a vedere cosa succedeva a San Benedetto del Tronto in una realtà in cui un paio di anni, 3 anni, che proprio non esiste più assolutamente nulla a livello di carnevale. Questo è Stelvio, ve lo ricordate Stelvio? E adesso andiamo a vedere il carnevale di San Benedetto del Tronto, 1973. Eccolo qua, già stiamo qua in via 20 settembre, mio cugino Mino, vestito da Zorro, e i carri, 1973, l'anno dopo in cui ci fu l'introduzione dell'IVA, infatti un carro era ispirato all'IVA, l'imposta del valore aggiunto, il primo anno in cui fu tirata fuori l'IVA, messa, introdotta l'IVA. Questi sono i Pulcinella e l'anno dell'arancia meccanica e fecero il mandarino elettronico. Ecco qua i matti. E con la musica devo stare buono purtroppo perché prima mi hanno bloccato. Ecco qua, guardate com'era il carnevale 1973 a San Benedetto del Tronto. Questo è Topolino. Fece primo, fece il carro dell'orso bianco, che era appunto, che introduceva appunto l'ingresso dell'IVA in Italia. Secondo fecero i diavoli e terzo appunto il mandarino elettronico sulla falsariga dell'arancia meccanica. Eccoli qua. Adesso nulla, tutto finito. Questa è appunto la vecchia tradizione, 1973, ancora non avevo 8 anni, eccolo qua, e ci divertiamo così. Queste le riprese di mio padre, del resto aveva 29 anni e quindi era giovane, quasi come se fosse mio figlio, e quindi faceva delle riprese un po' più particolari. Ecco qua gli egiziani, eccolo qua, non vorrei che ci si riblocca di nuovo il video per colpa della musica. Quindi ci devo parlare sopra, perché se no, ecco il clown, bellissimo clown, un altro carro bello che era a tema circo. Speriamo di portarlo a termine questo filmato, perché prima me l'hanno bloccato. Questo, eccolo qua, questo è il carro che vinse l'orso polare a tema dell'IVA, l'imposta valore aggiunto, appena introdotta. Eccolo qua le ragazze, mio padre chiaramente attento alle cosce. Ecco qua il mandarino elettronico sulla falsariga dell'arancia meccanica. Allora, è un po', eccolo qua, riprende. Aspettate un attimo di stop. Questo qua è un filmato preso con la cinepresa, ripassato sul VHS, lo sto rimandando sul VHS e lo sto riprendendo col telefonino, quindi immaginate che peripezie. Quindi la qualità è quella che è, però ci dà un'immagine di quello che può essere la mia famigliola. Arrivano pure i messaggi apposta. Guardate, guardate. Quando si stava peggio, ecco qua le riprese di mio padre. I Pulcinella famosissimi del servizio d'ordine. I diavoli. Mamma che porra mi facevano i diavoli. Arrivavano con quei carretti velocissimi. No, questo come ho detto in precedenza, appunto, adesso non c'è niente, i bambini si annoiano proprio lì sul corso e invece ecco qua, diavolo e diavolesse. Almeno abbiamo qualche ricordo noi di quando eravamo ragazzini, eh. Adesso ci ricordiamo soltanto di persone davanti allo schermo, al tablettino. Di Matt del Monde Prenu.
Eccoli qua, Carlo di Monteprandone che scendevano appunto per San Benedetto. La musica purtroppo la devo tenere bassissimissima perché se no percepisce un computer che manda la musica. Yippie, all'epoca anni 70, 1973, yippie. Questa mamma con Sabrina, mia cugina, cappuccetto rosso. Io sono Peter Pan, eh? Ecco qua, Topolino! I Pulcinella, il servizio d'ordine. I Fantasmi, questo me lo ricordo, i Fantasmi, hanno dei lenzuoli. Speriamo che non si blocchi per la musica. Mio fratello grande, eccolo qua, prende la telecamera. Carcere giudiziario. Ecco qua, il carro che vinse quell'anno, l'orso polare, a tema dell'IVA, del valore aggiunto, appena introdotto in Italia nel 1972. Questo è il Carnevale 73, marzo, proprio agli inizi dell'anno 73. Eccoli qua. Questo vinse. Questo lo salverò, sto filmato, se ce lo fanno arrivare fino alla fine, eh? Se no, imperterrito continuerò a rifarlo fino a che non ce lo pubblicano, anche senza musica. Vediamo un po'. Ed eccolo qua. Audio parzialmente disattivato, finito. Vi saluto ragazzi, alla prossima!